L'argomento di quest'anno è sicuramente festeggiare il 45esimo anniversario dall'uscita del film Easy Rider, che fu nel 1969. Io questo film l'ho visto poi un paio di anni dopo, avevo solo 13 anni, e questo film mi ha cambiato la vita, e siamo ancora qua oggi a parlarne dopo ben 45 anni. Ogni decade ci sono stati dei cambiamenti abbastanza radicali. Gli anni 60 erano stati degli anni per pochi eletti, qualcuno lo conosco ancora, esiste ancora, è qui presente. Io direi di far parte di quello degli anni 70, anche se ero ragazzino, li ho vissuti praticamente tutti, e buona parte a bordo di una moto, insomma, ecco, dal 76 in poi sicuramente a bordo di una moto, e dal 72 a bordo di un motocross, che il primo mi è costato 215.000 lire ed ero andato a lavorare a 12 anni per prenderlo. Gli anni 80 sono stati soprattutto anni in cui è nato l'MC in Italia, si sono presi dei riferimenti di un certo tipo, soprattutto copiando un po' dal nord Europa, e gli anni 90 hanno visto altre cose ancora, il crescere di questo tipo di movimenti, eccetera. Oggi la customizzazione, le preparazioni sono evolute moltissimo. È una scelta e un mercato che si è allargato soprattutto a partire dagli anni 2000, negli anni 90 direi. Chiaramente la tecnologia è cresciuta, l'ottica del mondo della customizzazione è diventato sicuramente internazionale, e i mezzi anche telematici hanno permesso un evolversi e un essere vicini anche fra continenti molto distanti fra loro. Per cui c'è una velocità diversa nell'evolversi, nel crescere e nel copiare anche, comunque nell'essere contaminati da tipologie e da stili diversi di moto. Questi giorni, per esempio, qui al nostro evento abbiamo puntato molto sullo scrambler, faremo praticamente dell'off-road con delle moto scrambler, che non si sentiva parlare di queste cose dagli anni 70. La nostra manifestazione chiude per un certo verso un settore per quanto riguarda i bike show, con l'Italia Motorcycle Championship, con questo grosso evento che si svolge a Terrazza Mare, e apre la stagione per tutti gli altri a livello nazionale, perlomeno con l'unica data italiana del campionato mondiale AMD. Direi che c'è una crescita notevole di questo tipo di manifestazioni. Ci sono ben 10 date del campionato Italia Motorcycle Championship in Italia, e c'è un interesse notevole, anche perché questo campionato è unico sicuramente in Europa, ma probabilmente al mondo. Remember, everybody stay here in the best show in the world, here in the motorbike club, okay? Do you remember Bibi Olin and your friend Guapo staying here all the day, okay? Cheers! Ringrazio gli amici di Bike Riders per questa opportunità e arrivederci on the road.